dei tentativi sin qui effettuati e quindi dovrebbe essere quello buono. Così è infatti, dunque partenza finalmente valida, Igor Stravinsky si riprende da un breve errore e punta in avanti, il comando è stato astuto da Parley Streb nei confronti appunto di Igor Stravinsky che cerca di avere via libera in terza posizione con il numero 1 Oreste Kaff, resta in avanti il favorito della corsa, Parley Streb 2,76 la quota di chiusura e precede Igor Stravinsky poi col numero 1 Oreste Kaff, mentre fra quelli del secondo nastro l'unica a partire alla grande, d'altronde aveva il numero più alto, il più favorevole, è stata Orsetta che è quarta in corda, mentre resta per l'inesterne Mistra, al quale probabilmente Oreste Kaff sta dando la posizione in corda, i due sono legati da rapporto di scuderia e quindi un favore tra virgolette ci può anche stare. Parley Streb in avanti prova a graduare il ritmo accompagnato da Igor Stravinsky in terza posizione, adesso è Mistra che ha scavalcato il compagno di colori Oreste Kaff, in quinta posizione Orsetta, gli altri stanno cercando di ricucire il gap che li vedeva. Igor Stravinsky continua a pedalare all'esterno di Pusley Treb e anche a fare una certa pressione, vediamo adesso il primo chilometro che viene raggiunto in questo istante, si è viaggiati da 1,17,5 grosso modo nel primo giro, adesso sposta Oreste Kaff e va in seconda pariglia nella scia di Igor Stravinsky, in quinta posizione resta Orsetta, secondo in corda Mistra, dunque al comando Pusley Streb, di fuori Igor Stravinsky, poi l'altra pariglia formata dai compagni di colori 5 Mistra 1 Oreste Kaff, poi in quinta posizione Orsetta che si prepara a venire in terza ruota, più indietro Orca Kaff e Polda a seguire. Prova a muovere adesso Orsetta in terza ruota, prova ad anticiparlo Oreste Kaff che tende a scavalcare Igor Stravinsky ma non dà l'impressione di essere molto brillante, a differenza di Orsetta che invece riesce a ottenere un buono slancio dal suo spunto e cerca di avvicinare Pusley Streb che nel frattempo continua a comandare. In errore Oreste Kaff, una giornata negativa per il cavallo di Francesco Paolo Caruso, mentre Pusley Streb dopo aver graduato sembra avere in serbo le energie giuste per prendere un margine importante agli avversari, beh, viene a vincere davvero in maniera incontestabile questo Pusley Streb, davvero una vittoria senza discussioni, la media alla fine è piuttosto buona, attorno all'1,16,5, 2,76 la quota, Carmelo Galluzzo in sediolo, training di Salvatore Rosta Junior, dunque Parley Streb numero 4 al traguardo, in seconda posizione per Mistra e terza per Orsetta, dunque 4, 5, 11 l'ordine d'arrivo, sempre ufficioso della sesta corsa di Palermo.